Ciao a tutti, sono Gianfranco Rizzi della GR Bus. Sono qui per presentarvi le novità che porteremo a giorni al NAM 2020. Sono già ben inquadrate, sono appunto le casse della nuova linea. Nuova linea che abbiamo volutamente scelto il nome in Aerotech perché è di derivazione dalla tecnologia aerospaziale. Di che tecnologia parliamo? Parliamo di casse in fibra di carbonio. Per quale motivo abbiamo scelto questo materiale per utilizzarlo in diffusori acustici, cosa che fino ad oggi penso non sia stata fatta? Il motivo è immaginabile, e cioè la leggerezza. Oggi il problema di noi bassisti è la ricerca di prodotti prestanti con un peso sempre inferiore, e quindi andiamo sempre con casse più piccole, ma talvolta sono un compromesso con le nostre esigenze. Per cui ci troviamo adesso di fronte invece ad un qualcosa che probabilmente ha dei pesi che possono aiutare noi bassisti. Per esempio la 2x12 che vedete qui alla mia sinistra, nella versione in legno, sempre GR Bus, pesa 19,5 kg, nella versione in fibra di carbonio pesa poco più di 12 kg. Idem per la 2x8 che vedete qui alla mia destra, abbiamo una riduzione di circa 35-40-45% in relazione ai modelli. Mi piace nominare la 4x10 e non vi dico la 6x10, la 4x10 perché dà un peso attuale. La nostra cassa da 1000, che vedete qui, quella bianca, da 1200 watt, cassa che pesa 25 kg, nella versione in fibra di carbonio, quindi nella versione Aerotech, il peso è di soli 15 kg, forse anche qualche grammo al di sotto dei 15 kg. Se poi pensiamo a potenze inferiori, per esempio i 600, i 700 watt, scendiamo ulteriormente al di sotto, attestandoci intorno ai 13,5 kg circa. Abbiamo disponibile tutta la gamma, è stata approntata tutta la gamma, per cui anche i combo della serie Cube, con pesi ovviamente decisamente inferiori rispetto all'attuale produzione in legno. È un processo che ci è costato tempo, però siamo contenti di presentare questa novità che riteniamo decisamente interessante. La linea Aerotech è disponibile sia nella versione lucida, come l'attuale 2x12, che nella versione opaca, ed inoltre, per offrire sempre customizzazioni o comunque versioni più vicine al bassista, vi è la possibilità di scegliere una colorazione diversa delle barre. Attualmente le vedete nel video di colore silver, ma ci sono anche nere e possono esserci su richiesta anche rosse, verdi, blu, di differenti colorazioni, un po' come per la filosofia GR di avvicinarci, incontrare le vostre esigenze. Oltre alla linea Aerotech, sono finalmente disponibili i nostri in-ear GR. Sono 4 modelli, i 4, i 6, i 10 e i 12, dove questo numero indica il numero dei driver. Pertanto 4 driver, 2 più 2, 3 più 3 la i6, 5 più 5 la i10 e 6 più 6 la i12. Un altro prodotto che presentiamo al NAM è il nuovo pedale chiamato Studio Pre. Lo Studio Pre, rispetto all'attuale Pure Drive, è dotato di un doppio canale d'ingresso, pertanto di una doppia equalizzazione, di un'equalizzazione specifica per la sezione in-ear, pertanto posso avere un'equalizzazione in-ear totalmente indipendente dalla doppia equalizzazione a disposizione dei vari suoni o di una doppia strumentazione collegata in contemporanea. E inoltre abbiamo anche il compressore, solito discorso della doppia DI, per poter, se vogliamo, mandare i due canali in modo indipendente al banco mixer. Un'altra novità che presentiamo al NAM è una testatina delle dimensioni di uno smartphone. Qui vedete un contenitore prototipo, ma a giorni sarà ultimata, con una particolarità che non ha l'alimentatore integrato. Pertanto l'alimentatore è il classico alimentatore di cui tutti già disponete, USB tipo C di uno smartphone qualsiasi, con il vantaggio che è anche alimentabile tramite power bank, pertanto è a tutti gli effetti portatile, con un'autonomia dipendente dalla capacità del vostro power bank, ma che vi offre sicuramente un bel po' di ore di autonomia. Un'altra novità è la GR Acoustic, è una testata a doppio canale, e come il nome stesso ci indica è pensata per tutti gli strumenti acustici. Pertanto il contrabbassista che dispone per esempio del microfono che richiede la Phantom o del microfono piezo può collegarli entrambi, o può collegare il contrabbasso e il suo basso elettrico attraverso la pedalboard o attraverso
Il pannello frontale può scegliere se utilizzare un solo canale, entrambi, miscelarli o meno. Sarà disponibile in versione combo e successivamente anche in testate singole. Grazie a voi per l'attenzione e ci vediamo a Los Angeles. Ciao!